Adriano Fava, presidente del circuito La Gran Course, siamo a metà della seconda edizione. Sì, ci apprestiamo a dare inizio alla stagione finale della seconda edizione di questa grande course. Avremo Tour de Ruitor, Patrouille des Glaciers come gran finale e ovviamente la Pierramenta che si ripete tutti gli anni. Diciamo che il bilancio a questo momento è estremamente soddisfacente perché abbiamo chiuso la prima tornata del 2013 in maniera estremamente positiva, con tutte le gare disputate anche in condizioni abbastanza buone. Diciamo che abbiamo chiuso alla grande con tempo splendido il Mezzalama, per le altre non è stato così felice, quindi ci auguriamo che il 2014 porti almeno il tempo buono. Un circuito, il vostro, che piace forse anche per il fascino delle manifestazioni che avete scelto. Beh, sicuramente ci siamo aggregati come gare tra le più significative che ci sono nelle Alpi, evidentemente, e questo è sicuramente il più grande appeal del circuito Grande Course, anche perché diciamo così, la filosofia nostra è di dare veramente il respiro alla grande montagna, alle gare in cui c'è il vero sci-alpinismo, dove si usano i ramponi, dove si usa la corda, dove si passa sulle creste, insomma si dà l'essenza migliore di quello che è lo sci-alpinismo classico. Gran Course dove ci sono anche gli organizzatori migliori, organizzatori lungimiranti, e quindi sappiamo già che state guardando al futuro. Beh, questo non sta a noi dirlo, perché sarebbe peccare di saperla un po' troppo lunga. Diciamo che sicuramente noi continuiamo a essere compatti tutti assieme, stiamo guardandoci intorno, stiamo cercando delle gare che possano veramente essere al livello di quelle attuali. Per il momento non abbiamo ancora trovato dei veri e propri candidati che possono, come dire, tenere il mare, per metterla una volta non sulla montagna, e chiaramente stiamo anche lavorando sul fronte ISMF, perché abbiamo avuto degli incontri con il presidente con alcuni importanti esponenti della Federazione Internazionale, perché forse i tempi sono maturi per arrivare a un matrimonio. Lo sapremo quest'autunno dopo il board di ISMF di Losanna. Non vogliamo parlare di Olimpiadi, ma parliamo di numeri. Lo sci-alpinismo è uno sport in salute. Ah, per quello che riguarda noi, il nostro circuito è sicuramente in salute, perché abbiamo totalizzato ben più di 2000 iscritti già solo per la prima tornata del 2013, quindi crediamo di incrementare ancora di qualche centinaio di elementi per il 2014, quindi credo che almeno il circuito Grande Course scoppia di salute.